La scuola in Molise si regge su 500 precari, giovani insegnanti, talvolta anche meno giovani, che da tempo attendono di essere stabilizzati per attuare il progetto di vita che hanno solo pianificato, preparati, vogliosi ma incastrati in una macchina organizzativa elefantiaca, incapace di sbloccare un settore dove i concorsi non si fanno a prescindere dalle risorse e dove gli alunni sono costretti a cambiare insegnante ogni anno, talvolta anche più di uno durante lo stesso anno scolastico. In Molise l'entità è grossa, abbiamo 500 precari con incarichi dal 1 di settembre al 30 giugno o al 31 di agosto, quindi in realtà sono precari solo perché hanno un contratto a tempo determinato, però grazie a loro funzionano le scuole in Molise. Oltre a questi bisogna aggiungere ovviamente i supplenti brevi, quelli che comunque contribuiscono sulle sostituzioni, e quindi una situazione di precarietà che rischia di inficiare non solo da un punto di vista personale e professionale il futuro di queste persone, ma l'offerta formativa di questa regione. Visto che abbiamo un organico di 5-6.000 unità, se teniamo in considerazione anche l'organico di fatto, rendiamoci conto che il 10-20% dei lavoratori è precari nella scuola. E questo ci fa capire come sia necessario dare delle risposte subito, immediate. Abbiamo dei concorsi da bandire, abbiamo delle risposte da dare, abbiamo del personale da stabilizzare. E bisogna anche farla finita con le promesse, ma bisogna farlo subito. Il paradosso è che lo Stato non risparmia e corre il rischio di non formare come dovrebbe la futura classe dirigente. Non è che lo Stato risparmia quando ti paga un precario. Paga un precario, paga un precario. E siccome occorrono comunque stabilizzarli, vuol dire aumentarne automaticamente la qualità. Legge di bilancio e taglio al cuneo fiscale, le novità per il personale della scuola, rinnovo contrattuale, reclutamento e concorsi, gli argomenti affrontati a Campobasso nell'assemblea sindacale territoriale indetta dalla FLC-CGL Molise. Il segretario nazionale Alessandro Rapezzi ha evidenziato le difficoltà di interloquire con il nuovo governo, una sensibilità diversa rispetto al precedente, con il passaggio da quello giallo-verde, con cui si erano presi accordi ben precisi, a quello giallo-rosso, che rischia di far ripartire le trattative da capo. Per ora l'avevamo riscontrata col precedente ministro, con questa abbiamo riscoperto la sensibilità vecchia, perché questa idea di ignorare chi porta i problemi di questo settore lavorativo. Noi abbiamo delle emergenze enormi, cioè ormai stiamo sfiorando i 200.000 precari in servizio in questo anno scolastico. Sono oltre 30.000 le domande di pensione per il prossimo anno. Noi abbiamo un'emergenza e si chiama precariato. Le risposte che a aprile avevamo individuato col precedente governo e stanno nell'intesa, intesa rinnovata prima di Natale, e ora stanno venendo meno, cioè qui si mette in discussione alcuni capisaldi di questo processo selettivo con i due concorsi ordinari e soprattutto il concorso straordinario per la secondaria. Veramente inspiegabile questo voltafaccia, questa non comprensione della necessità di trovare le modalità che permettano a chi oggi è a scuola di entrare dentro un percorso che lo possa stabilizzare, garantendo qualità alla scuola. Cioè quello che noi cerchiamo, oltre una risposta per i lavoratori, è anche una risposta per la qualità scolastica. Intanto riparte la mobilitazione di tutto il personale della scuola con un primo step di iniziative a sostegno dei precari e dei facenti funzione. I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei precari della scuola per il prossimo 17 marzo, primo atto di un'iniziativa che si sviluppa su un arco di tempo più lungo e su problematiche più vaste.